questo spazio è dentro un'esperienza che abbiamo chiamato Oasi. È un'idea che vuole dare delle opportunità alle scuole a supporto in particolare di insegnanti e genitori, ma ovviamente poi per arrivare ai destinatari primi che sono i ragazzi. È un'idea che nasce con Fondazione Comunità Bresciane, quindi magari su questo Orietta ci potrà dare qualche indicazione in più rispetto alla genesi di questo. Fondazione Comunità Bresciana, Orietta Filippini. Abbiamo scelto di aprire su un tema specifico che è il tema dell'ansia, che in questi anni abbiamo visto essere un elemento che si sta portando al centro tra i bisogni e gli elementi con i quali i ragazzi devono fare i conti. Questi sono un po' gli ingredienti di base. Non so se tu, Orietta, vuoi davvero dirci due parole sul come è nato nei nostri pensieri Oasi e come è nato per la fondazione, e poi darei invece parola concreta alla trasmissione 1. Partendo con Marco. Beh, il come è nato, come tutte le cose, alla fine nascono da quello che osservi, da quello che vedi e da un pensiero che fai. Insieme a molti dei partner con cui noi lavoriamo solitamente, e tra cui anche il Calabrone, già sui progetti scolastici c'eravamo da tempo. Ovviamente adesso la scuola improvvisamente ha chiuso non in un periodo felice come quello che ho vissuto io nell'85, quando c'era una bella nevicata, tutti hanno chiuso, tutti i ragazzi erano felici, erano contentissimi, era una chiusura non prevista, ma in un momento felice. Questo è un momento dove ci sono tanti travagli interiori e anche della società stessa. Quindi i ragazzi a casa vivono una condizione di reclusione che è una condizione devastante per ragazzi che per natura l'essere umano è un animale sociale, i ragazzi a maggior ragione lo sono. E quindi già essere reclusi è difficile. Essere reclusi in un tempo dove vedi e senti tutto lo tsunami che c'è fuori e magari vivi in prima persona anche delle morti di persone care o di vicini di casa, dove le condizioni economiche della famiglia possono in realtà avere un tracollo, quindi con tutte le tensioni familiari che già possono esserci. No, la scuola è comunque e rimane un momento dove i ragazzi possono esprimere loro stessi al netto di tutto il resto. Improvvisamente tutto questo finisce. Non era immaginabile, non era pensabile che non ci fosse un pensiero o che non ci fosse la voglia di provare qualche cosa. E quindi così un po', ma anche sull'onda della spontaneità, ho chiamato chi per me era il partner più immediato, perché già ci lavoravamo ed era la cooperativa Il Calabrone. Da un dialogo con il presidente del Calabrone avevamo pensato in realtà più che allo strumento web, allo strumento televisivo ed ecco perché siamo andati a parlare con la direttrice del giornale di Brescia e di Teletutto, la dottoressa Vallini, dicendo, insomma, se tanti anni fa qualcuno ha pensato di fare una scuola in televisione, che è tutto sommato forse anche più democratica della rete in queste situazioni, perché magari non tutti hanno la possibilità di avere un computer o di avere una connessione. E quindi pensare che ogni giorno in televisione c'era una scuola mi piaceva. Abbiamo provato a proporre, poi però purtroppo, nonostante questa cosa piacesse, le cose sono andate sempre peggio e anche all'interno dell'editoriale bresciana e quindi di Teletutto, della televisione, le restrizioni, non potevi andare in giro, persone comunque magari o malate o in smart working, non hanno consentito di realizzare il progetto così come pensato. E come tutte le cose, nel momento in cui hai una difficoltà, un imprevisto, devi reagire in un modo diverso e quindi si è tornato a pensare alla rete.
alla rete nel senso che deve essere sì un supporto, ma deve essere anche un momento forse di socialità ritrovata. Tutto questo poi io l'ho immaginato, l'ho pensato, ma l'ho lasciato nelle mani di amici di Cristian e di Alessandro Ugelli, perché la fondazione da quel momento, dal 9 di marzo in poi, ha lanciato una raccolta per aiutare le persone, le famiglie, gli ospedali, gli enti colpiti molto pesantemente, molto crudemente dalla pandemia. E quindi ecco perché in questo momento riappaio, ero apparsa prima e riappaio adesso. Un po' anche per vedere in piena fiducia chi ha lavorato, che cosa ha fatto, così da sapere dove a che punto siamo arrivati. Poi andrà così, penseremo altre cose in aggiunta. Questo è un po' anche il contributo che i primi che ci provano possono dare al progetto. Forse è meglio aggiustare il tiro, forse è meglio continuare così, si può aggiungere qualcosa, è meglio togliere. Questo insomma è un po' anche lo spirito con cui tutti i progetti vengono fatti. Non c'è niente di immutabile, niente scritto nella pietra, e tutti i contributi sono ben accetti. Questo è un po' quello che ha mosso la fondazione, ha mosso me, ma ha mosso i colleghi della cooperativa. E quindi eccoci qua poi con una prima traduzione concreta che nasce anche grazie al contributo, alla disponibilità delle famiglie che hanno riconosciuto in questa possibilità messa a disposizione anche dal professor Basile, con i contatti con alcuni studenti che abbiamo, diciamo, ospiti ma anche attori della puntata, che io direi che può nascere e partire, e quindi lascio parola a Marco che guiderà noi e i ragazzi, che ringrazio per la partecipazione, sperando di offrire loro uno spazio che risponda ad un bisogno in questo momento, e quindi mi taccio e rimango come uditore. Allora, io ringrazio Cristian, prima di lui ringrazio Orietta, che hanno, dico, già in modo così esaustivo completato un po' il discorso in relazione a quello che vuole essere questo incontro, questo appuntamento, che se non sappiamo se sarà settimanale, se sarà accompagnato da un altro, e quindi voglio dire una virtuale classe che starà a parlare di qualcosa che va un po' al di là di quelli che sono gli aspetti didattici, perché ovviamente la scuola già sta provvedendo, anzi quasi da subito ha provveduto attraverso audio lezioni o video lezioni a, diremmo, tamponare la didattica che manca dalla scuola. È vero anche, e riprendo quello che stava dicendo Orietta prima, che dobbiamo ricreare una certa socialità, e che sarà un problema serissimo nel momento in cui ritorneremo nella scuola, perché non voglio contraddire quanto è stato detto, però forse il problema della socialità lo viviamo con più dramma noi di alcuni studenti, perché loro sono molte volte già abituati a vivere le loro relazioni attraverso lo strumento del web e molto meno quello della socialità. E togliere a loro la più grande occasione di socialità che esiste, che è la scuola, così com'è oggi, è drammatico. Lo sarebbe stato anche per noi, però noi avevamo una socialità già diversa. Anch'io ricordo quel meraviglioso 7 gennaio 1985, va bene, perché io già insegnavo ed era straordinario anche per me insegnante trovare la città completamente paralizzata e bloccata, ma da 2 metri di neve, non da qualcosa di invisibile come adesso. Però quella socialità lì si accompagnava ad altre socialità, cioè avevamo l'oratorio, avevamo associazioni, gruppi, una partecipazione molto attiva che oggi, mi dispiace doverlo dire, ma si è molto limitata, e prevalentemente si è limitata al settore sportivo per lo più, perché i nostri studenti al di là della scuola vivono questi aspetti, però su altri aspetti di socialità sono venuti molto meno
Ecco, quindi diremmo che il mondo informatico, i social, hanno sostituito molto della loro socialità. Per cui questo momento per molti è meno drammatico di quanto non si pensi. E secondo me lo sarà dopo a livello drammatico. In questo voglio sentire il nostro ospite, cioè Emanuele Pedretti, se poi sarà veramente drammatico dopo per molti di questi studenti ritrovare o recuperare quella socialità che si è andata interrompendo con la scuola. Però sia Christian che Orietta hanno fatto trapelare, senza mai dirlo, quello che è il tema di oggi e il tema su cui vogliamo lavorare, cioè il termine ansia, perché questa situazione mette ansia, però l'ansia non è di oggi, l'ansia, voglio dire, ci appartiene. Allora, prima di chiedere a Emanuele di darci una chiarificazione su questo termine, invito gli studenti che si sono collegati a darci una loro definizione di ansia, indipendentemente da questo momento. Ecco, se qualcuno avesse chiesto loro in classe, dimmi che cos'è per te l'ansia, in modo tale che poi, sulla base di queste riflessioni, Emanuele ci costruisce invece una definizione più corretta e ci aiuta ad avviare una conversazione più esauriente. Allora, io ho davanti a me Luca, ecco, Luca Foccoli, Luca Fornari, scusi, che la vedo adesso, ci dice anche la scuola di appartenenza, così aiutiamo chi ci seguirà. Allora, io sono Luca Fornari, frequento la seconda superiore del liceo Calini. A parer mio, l'ansia è, diciamo, uno stato d'animo che può essere sia gradevole che sgradevole, in un certo senso. Che tante volte anche io lo posiziono allo stesso piano della paura, perché tante volte ansia e paura si equivalgono, diciamo, quindi non è chiaro di solito la distinzione tra questi due termini. Ok, poi dopo entriamo. Poi intanto io invito Emanuele a segnarsi un po' queste cose. Infatti io pian piano prendo appunti, ascolto e poi bravissimo, fila. Bravissimo. In collegamento abbiamo anche altri, io non vi vedo tutti, quindi se invito gli altri che sono presenti, Giaele adesso non la vedo più, l'ho vista prima, a dare anche lei la sua definizione. Dunque, allora, sono Giaele, vengo dal liceo classico Cesare Ricci. Dunque, secondo me sono d'accordo con quello che diceva Luca. L'ansia a volte può essere positiva, può essere anche negativa. Quando è positiva funge più da stimolo per dare il meglio, al contrario invece quando è negativa magari può sfociare anche in problemi piuttosto seri che talvolta vengono sottovalutati. E comunque l'ansia secondo me nasce anche da un'incertezza di base che l'uomo ha in quel momento e che lo porta quindi a cadere in questo stato un po' confusionario che noi chiamiamo appunto ansia. Ok, vedo Paolo, ecco, Paolo Delai, che si presenta. Sono Paolo Delai, ho 18 anni e vengo dal liceo Fermi di Sarò e sono rappresentante della consulta provinciale e referente della commissione territorio. Ma a rispondere a questa domanda, già la scorsa puntata avevo dato quella che secondo me era un po' la definizione, e l'ansia per me più che essere un effetto è una causa. Ed è quel motore che ci spinge a comportarci in un determinato modo. Ma spesso l'ansia provoca degli effetti che possono essere anche, secondo me, devastanti per l'individuo, perché molto spesso va a provocare solitudine non tanto fisica ma psicologica, e l'ansioso nel suo stato d'animo si sente essere magari piuttosto solo, e in questo momento cerca di combattere questa situazione. Poi è anche vero che ci sono anche delle persone che non soffrono per nulla di ansia, e questo spesso ha sfociato in episodi anche di diciamo discriminazione nei confronti delle persone che invece ne soffrono parecchio. Ok, abbiamo anche gli altri due collegati con noi, Luca e Giulia. Ok. Giulia, si presenta. Io sono Giulia Moneghini e frequento anch'io la seconda superiore del liceo scientifico Annibale Calini di Brescia. E allora,
come ha detto Gaele, esistono comunque ansie positive e ansie negative, cioè c'è chi la vede come uno stimolo e c'è chi la vede come un nemico. Per me l'ansia è proprio un vero e proprio nemico, perché non mi stimola per niente, è proprio qualcosa che mi blocca e è un po', diciamo, è un fattore che mi provoca comunque anche effetti comunque corporali, nel senso che tremo, mi viene il mal di pancia, queste cose qua, no? E quindi diciamo che l'ansia per me è un po' l'esternazione delle mie paure, si può dire così. Ok, Luca? Salve, sono Luca Foccoli, vengo anch'io dal liceo scientifico Annibale Calini e frequento anch'io la seconda. La mia definizione di ansia, ovviamente a mio parere, non sono io un esperto qui, però è questo stato d'animo che è provocato, appunto, che può essere, sì, come diceva già il positivo o negativo, che è provocato dalla nostra paura di non riuscire a soddisfare un certo standard, che sia sociale, che sia autoimposto, che sia imposto da qualcun altro. Quindi è appunto questo sentimento che rischiassi di bloccarci, rischiassi di stimolarci, anche dipendentemente dall'autostima che abbiamo e che appunto abbiamo in noi stessi, ecco. Ecco, perfetto. Allora chiedo adesso a Emanuele di raccogliere un attimo quelle che sono i dati significativi di questa prima definizione, poi magari passo e torno ai ragazzi per coniugarlo un po' con quello che diceva Orietta prima, cioè con la situazione attuale, come si coniuga questo sentimento, in modo tale che cerchiamo anche di vederlo in una reale situazione. Beh, allora, innanzitutto mi sembra... cioè, constato che tutti i ragazzi sono sul pezzo, nel senso che hanno detto tutte cose molto centrate, mettendo già in luce vari aspetti chiave della tematica. Se volessimo dare una definizione un po' scolastica, diciamo, l'ansia può essere definita come una preoccupazione, diciamo, sulla verificabilità di un evento futuro. Quindi un'attivazione, un occuparsi prima di qualcosa che potrebbe accadere. Come diceva, se non sbaglio, Luca, c'è anche un collegamento, cioè è in relazione con la paura, nel senso che la differenza è che la paura è una reazione di fronte a un qualcosa che ha un pericolo attuale a cui mi trovo di fronte. Invece qui l'ansia è una reazione in cui in qualche modo anticipo un qualcosa che potrebbe succedere, ok? A cui potrebbe trovarmi di fronte. E appunto sicuramente c'è un aspetto evolutivo in questo, nel senso che comunque se pensiamo alla storia dell'uomo, l'anticipare dei pericoli e attivarsi rispetto al fronteggiarli è un qualcosa di positivo. D'altro canto, spesso nella nostra società purtroppo diventa un andare oltre una preoccupazione che ci aiuta ad affrontare, ma anzi diventa una reazione esagerata, un preoccuparsi in maniera esagerata, un'attivazione che va oltre un certo limite, quindi diventa un qualcosa che non ci permette di affrontare, di vivere bene il presente innanzitutto, e in più a volte non è nemmeno funzionale per affrontare la situazione che anticipo. Quindi faccio un esempio: se mi aspetto di venire oggi in trasmissione, no? E ho una sana preoccupazione, magari mi riguardo due appunti, riprendo due... cioè, in qualche modo anticipo quello che potrei dire, quindi creo, no? Cerco di darmi una certa sicurezza per poter colloquiare con voi. Se diventa un'attivazione troppo forte, magari, che ne so, con dei sintomi fisici, piuttosto che comincia a alterarsi, quindi entra in campo anche, per esempio, la componente corporea, che si attiva e magari mi mette in difficoltà nel parlare, è chiaro che qua stiamo già parlando di un livello di attivazione che invece non è evolutivo e funzionale, ma altresì in qualche modo si innescono dei meccanismi che ci mettono in difficoltà. E le tre componenti dell'ansia sono un po' emerse tutte, nel senso che c'è sicuramente, per quanto riguarda gli adolescenti, il tema della corporeità è centrale, nel senso che quando un ragazzo si sente attivato, quando è preoccupato, spesso i sintomi si ripetono, no? Quindi il blocco dello stomaco, il respiro affannoso, piuttosto che un peso sul petto,
di fronte per esempio a un'interrogazione sento che le gambe mi cedono, cioè sono tutte cose che hanno a che fare con la componente corporea e questo è proprio un meccanismo ancestrale dell'uomo, nel senso che tutte queste tipo di sintomi fisici hanno a che fare con il meccanismo o di attacco e fuga, quindi il corpo si attiva, mi agito, comincio a sudare, insomma si blocca la digestione per portare sangue ai muscoli, eccetera, perché potrei trovarmi di fronte a un pericolo e quindi o dover scappare o attaccare. L'altro invece è il freezing, quindi il in qualche modo il gli animali si fingono in qualche modo morti, no? Quindi lo svenimento, il bloccarsi ha a che fare con questo tipo di reazione. Poi ci sono invece tutta una serie di componenti più cognitive, quindi dei pensieri, no? Più o meno funzionali, sono dei pensieri che mi possono aiutare a fronteggiare la situazione, dei pensieri più legati magari al fallimento piuttosto che al un eccessivo automonitoraggio, per cui mentre parlo con voi continuo a pensare a come sta andando, a giudicarmi, eccetera, eccetera, potrei andare in un cortocircuito, no? Se parlassi in questa maniera, perché si incrociano più processi, no? Piuttosto che a livello comportamentale. L'ansia, di fronte appunto all'attivazione, può portarmi a mettere in campo dei comportamenti che a seconda della situazione possono essere più o meno funzionali. Sicuramente, se la contestualizzo in generale alla popolazione dei ragazzi, anche dalle nostre ricerche, è emerso in maniera chiara che l'interazione con delle persone che ci possono giudicare o sentirsi esposti allo sguardo altrui sono sicuramente degli elementi che attivano molto. E io questo lo leggo un po' anche, se vogliamo, alla socialità che è mutata, no? Nel senso che sicuramente un tempo la socialità vis-à-vis, a parte che non avevamo gli strumenti per la socialità online, quindi non c'era sostanzialmente, però in qualche modo l'esserci, le occasioni di interazione vis-à-vis per certi versi sono diventate un qualcosa di ordinario, ma che ha una sua eccezionalità da un certo punto di vista. Volevo chiederti una cosa, Manuele. Vai. Non per interromperti, ma tu lavori nelle scuole, sì. Fai un supporto psicologico all'interno della scuola, quindi voglio dire, i ragazzi sanno benissimo di cosa sto parlando, perché in tutte le scuole ormai è attivo uno sportello dello psicologo. Io sono figlio di un'altra generazione, di molte generazioni fa, scolastiche, per parlarci molto chiaro. Ecco, non c'era sicuramente uno sportello e anzi certi sentimenti che tu ci hai descritto, delle certe situazioni, le vivevamo anche noi, ma non le potevamo né dividere con qualcuno, condividere con qualcuno, né tantomeno portarle fuori dalla scuola, perché non saremmo stati capiti neanche dai nostri genitori da questo punto di vista. Ecco, tu ravvisi oggi un eccesso di attenzione sull'ansia dell'adolescente? Allora, è un po' provocatoria, cioè è troppa questa attenzione e finisce ad un certo punto per così creare un clima accogliente anche per chi trova una risoluzione a tante a volte a tanti altri problemi. Allora, dal mio punto di vista ci sono due aspetti. Allora, la preoccupazione rispetto all'ansia adolescenti secondo me è fondata. Se io penso ai colloqui che ho fatto quest'anno, più della metà, o comunque almeno la metà, aveva a che fare in qualche modo con la tematica dell'ansia. Chiaramente ciascuno, poi c'erano ragazzi che, soprattutto secondo me, per i ragazzi e gli adolescenti, ansia è componente corporea, quindi entrare in contatto col proprio corpo, qualcosa che comunque stanno conoscendo, che sta mutando, eccetera, genera un'attivazione che va accompagnata dal mio punto di vista. Detto questo, sicuramente il termine ansia a volte diventa un po' un contenitore molto ampio in cui diventa un termine omnesplicativo di tutti i tipi di attivazioni, di tutti i tipi di emozioni che sento, no? Per cui se devo uscire con una ragazza, che ansia, c'è il mio compleanno, che ansia, mi interrogano, che ansia, cioè diventa un po' un termine un po' vago a volte, no?
che sì, indica effettivamente un'attivazione emozionale, però a un certo punto si rischia di patologizzare anche un'attivazione che è normale, nel senso che se è vero che domani, se è il mio compleanno, riceverò lo sguardo di molte persone, sarò al centro dell'attenzione, eccetera, eccetera, un pochino di preoccupazione ci sta sul tipo di, così, di sguardo che potrei ricevere. Non fa anche un po' bene. Come ha detto Gioele prima, non fa anche un po' bene un'ansia di questo tipo? Beh, diventa anche un riflettere sull'immagine che do agli altri, no? Sì. Cioè, anche, anche così l'attesa, l'aspettativa, sì, la preoccupazione, infatti, dell'attesa è positiva, no? No, no, infatti il tema è se sono sull'anticipare, cos'è che anticipo? Se anticipo di più il piacere, quindi un po' il sabato del villaggio, diciamo, se vogliamo fare. Se diventa invece un po' comincio a pensare a tutto quello che potrebbe andare male, a tutti gli errori che potrei fare e mi preoccupo di tutto, no? Quindi insomma dipende un po' su che versante si va con la componente cognitiva. Ecco, vorrei chiedere ai ragazzi, sulla base di quello che hai detto tu, loro come lo vivono? Adesso hanno dato una definizione generale, loro come lo danno per loro stessi questa cosa? Partiamo con Luca che ha cominciato prima, Luca Fornari. Ma ormai io pratico sport da molti anni, quindi ho imparato, diciamo, soprattutto facendo arti marziali, a trovare una sorta di pace interiore e saper utilizzare l'ansia a mio favore, proprio per quello perché prima ho detto può essere gradevole o sgradevole. Soprattutto prima di una gara un po' di ansia c'è sempre. E utilizzare quell'ansia per avere la grinta per affrontare quella gara diciamo ti aiuta, però da un lato quando faccio allenamento è una cosa, però a scuola anche io ho ansia allo stato puro per interrogazioni, verifiche. Infatti io e Giulia quando c'è qualche verifica interrogazione siamo ci sosteniamo a vicenda, diciamo, quindi diciamo sono due opposti. Ok, Gioele invece personalmente. Dunque, io a proposito, Gioele cosa ci dice? D'accordo, sì. Dunque personalmente avrei un aneddoto da raccontare per quanto riguarda l'ansia. C'è stato a gennaio nella mia scuola la Ricciana, che sono due giornate in cui gli studenti tengono dei corsi, e in particolare le ultime due ore del sabato c'era una plenaria con Christopher Castellini, avrei dovuto presentare appunto questa assemblea, e devo dire che dietro le quinte ho sentito il cuore battere a mille, ma proprio lo sentivo pulsare in modo veramente, veramente forte e intenso. Però secondo me, cioè, è appunto l'ansia che dicevo prima, un'ansia che porta a uno stimolo più che un'interruzione, ecco. E grazie al cielo so controllare quest'ansia, nel senso che sì, si vedono poi un po' di effetti anche a livello corporale, anche durante le interrogazioni, magari a volte con certi professori magari le mani possono anche tremare, però alla fine credo che siano tutti dei segni che vadano interpretati in modo positivo e che fungano appunto da stimolo, da incentivo per dare il meglio, ecco. Sì, Paolo? Grazie. Allora, io credo che l'ansia appartenga a tutti, quindi anche a me. Magari io non ne soffro parecchio, sono riuscito nel corso degli anni a sconfiggerla per certi versi, nel senso che sono sempre stato abituato sin da piccolo a doverla sconfiggere, ma perché suonavo nella banda e quindi dovermi trovare con un pubblico mi ha aiutato, e poi negli anni, essendo un cantante lirico, avere davanti a 2.000 o 3.000 persone in un concerto non è stato facile all'inizio, però ora sono molto più abituato. E per quanto riguarda invece la scuola, io fortunatamente non soffro di ansia. L'unica cosa che mi crea ansia è il dopo, quindi ricevere la valutazione mi crea parecchia ansia. Per il resto, per affrontare una verifica, un'interrogazione, non me ne crea. La crea invece alla Giulia, mi pare. Giulia, mi pare di aver capito da Luca, sì, esatto, che la sente, esatto, la vive. Esatto. Sì, allora, io ne soffro moltissimo perché ho proprio paura del giudizio degli altri, di cosa possono pensare gli altri di me. Per esempio, io ballo da 10 anni e ho notato che
fino più o meno all'età della prima media, quando si trattava di fare gare, spettacoli, comunque improvvisazioni, io cioè, ero tranquilla, nel senso mi lanciavo, mi divertivo, non ci pensavo praticamente, non avevo paura. Poi ho iniziato a notare che crescendo, quindi dalla seconda media più o meno in poi, quando mi dicevano di improvvisare o comunque inventare cose, io mi bloccavo proprio. Infatti c'è stato un periodo in cui proprio mi rifiutavo di improvvisare o di creare pezzi da sola comunque. Però poi alla fine credo che alla fine basta solo cercare di controllarla, imparare come gestirla. Infatti in questi ultimi periodi mi sto esercitando e ho imparato, diciamo, a controllare questa grande... Perfetto. Luca? Io personalmente non ho grossi problemi di ansia e non ne ho mai avuti, perché comunque ritengo di avere una buona conoscenza delle mie capacità. Se spesso so appunto cosa posso dare, cosa posso fare, e gli ultimi momenti nei quali appunto ho un po' di ansia quando mi trovo magari impreparato, non ho tempo per prepararmi a un suddetto evento, a una certa cosa, e quelli però sono gli unici momenti nei quali soffro un po' di quest'ansia, che però comunque riesco a controllare, riesco a... Allora Manuele, hai raccolto una serie di dati così da campionario. Beh, innanzitutto mi sembra che loro siano un po' più sul vedere l'ansia in qualche modo come un'attivazione utile a superare delle prove a cui mi trovo di fronte, no? Dopo qualcuno con un'accezione che comunque che magari fa un po' più fatica e ho dovuto fare un percorso per riuscire a vincerla, altri che invece partono con una fiducia di base è un po' diversa, no? È un po' più soglia. Ma il tema secondo me è appunto qua, cioè il come sono io influisce sulle letture che do del mondo e quindi anche su quello che sento. Cioè, è un circolo, nel senso che nel momento in cui io ho una buona fiducia di base, riesco anche a immaginare, a anticipare quello che potrebbe succedere, ma probabilmente, non so come dire, mi sentirò anche in grado di, nel momento in cui faccio delle anticipazioni, di superare o quantomeno di affrontare con tanta fatica, ma di riuscire ad affrontare il problema, no? Il tema è quando le mie anticipazioni diventano un qualcosa che mi blocca, non un qualcosa di funzionale a prepararmi alla prova, all'interrogazione, quello che è, ma diventa un qualcosa che anticipa la catastrofe, anticipa il giudizio negativo, no? Perché poi anche qui sicuramente il tema del giudizio degli altri è un qualcosa che è trasversale anche per gli adulti. È chiaro che per un adolescente che sta ancora formando la propria personalità, la propria idea di sé, e è un qualcosa che è un pochino più sbilanciato, no, sullo sguardo altrui, quindi anche gli sguardi che riceviamo e le prove a cui ci sottoponiamo, se sono, possono essere dei momenti per confermare un'immagine positiva e quindi migliorare la nostra fiducia di base, oppure in alcuni casi andare un po' a destabilizzare, quindi va un po' rielaborata la cosa. In quei casi magari quando ci sono esperienze negative vanno un attimo rielaborate per capire che magari il fallimento è un qualcosa che ho fatto, non è che sono io un fallito, no? Perché spesso il tema è passare dall'aver sbagliato una cosa all'essere un fallito, per esempio, no? Il pericolo non è prendo 4, poi mia mamma dice così, poi non riuscirò a fare questo, e poi no? Cioè si diventa una catena di pensieri che ci porta a prefigurarci una serie di eventi. Manuele, volevo chiederti una cosa che mi ha suggerito Paolo prima, perché che è così sfuggita. Paolo prima ha detto che spesso l'ansioso, penso ne parlasse a scuola, viene un po' emarginato dagli altri, cioè c'è anche ad un certo punto una posizione negativa da parte degli altri nei confronti di chi manifesta uno stato d'ansia. Ecco, volevo chiederti se questa cosa l'hai riscontrata, se voglio dire fa parte del allora, tema dell'argomento. Io penso che abbia a che fare molto con il contesto in cui ci si trova, però effettivamente ci possono essere dei circoli viziosi, per cui se quella volta in cui ho manifestato la mia ansia
non ho trovato l'accoglienza, ma ho trovato un minimizzare piuttosto che comunque un qualcosa che non ha, mi ha tranquillizzato, ma anzi mi ha fatto percepire il manifestarmi ansia come un pericolo, perché poi gli altri mi giudicano, perché poi gli altri mi vedono come il solito che si agita, eccetera, eccetera. A quel punto lì il circolo vizioso cosa diventa? L'ansia è un qualcosa che esperisco, quindi la sento e in qualche modo si vede. Però oltre a dover gestire l'ansia, il circolo vizioso è che io, siccome anticipo che se gli altri se ne accorgono mi riterranno debole, piuttosto che in qualche modo io mi chiudo, tendo a nascondermi, cioè, quindi in qualche modo si rompe un po' quel filo che può legare in maniera positiva al gruppo, ma anzi il gruppo diventa esso stesso la minaccia, no? Perché se vedono la mia ansia, in qualche modo potrebbero giudicarla, piuttosto che non ho voglia di essere di nuovo quello che è in quel ruolo lì, e quindi si creano un po' di circoli viziosi che vanno accompagnati, secondo me. Quindi, e in alcune classi, piuttosto che in alcuni contesti anche lavorativi, se vogliamo andare sulle relazioni. E vorrei anche chiedere un'altra cosa, che è invece relativa alle famiglie. Io trovo molte volte che dei genitori che sono più ansiosi dei loro figli, tanto da riuscire a travasarla sui figli, questa ansia. Allora, la famiglia sicuramente è un contesto primario. Poi vorrei chiederlo anche ai ragazzi, se questa cosa corrisponde. Partiamo da loro, lo dici? Sì, va bene, così ti danno degli stimoli. Va ecco, bene. Magari non è così per loro, però magari hanno un'esperienza da questo punto di vista. Io come esperienza di insegnante l'ho vissuta molte volte, cioè che i genitori hanno un'ansia terribile per quella che è la vita scolastica in genere, perché a me con me chiaramente esprimono quella, non è che me ne parlino di altra. Ecco, allora Forno. Mi permetto, scusatemi se mi intrometto, siccome Orietta ci deve salutare, che ci aveva avvisato che avrebbe chiuso prima per impegni altri, sì. un minuto per salutare lei, intanto loro pensano le vostre domande, sì. E basta, d'accordo. Solo questo. Bene. Grazie. Io vi ringrazio di questa presenza. E devo dire che è stato sicuramente interessante ascoltare i ragazzi, ma anche il rimando, l'altro rimando. E è una cosa su cui riflettere sicuramente e capire come andare avanti con questo progetto, con voi, ma anche estenderlo, perché l'idea era proprio quello di farlo diventare un progetto partecipato. Sì, sì. L'idea che qualcun altro possa chiamarci e interagire, portare la propria esperienza. Mentre, tra le altre cose, mentre voi parlavate, io già mi sono fatta la fase 2 di questo progetto, in realtà, e mi domandavo, ma qui ve lo lascio, vi lascio questa cosa, dopo voi magari pensateci. Questa chiacchierata che noi stiamo facendo, mi domando, quando i ragazzi, soprattutto anche i più piccoli, perché qui abbiamo una fascia di età che sono già ragazzi che un certo tipo di percorso, anche personale, lo hanno già fatto. Io immagino anche ragazzi, per esempio, delle scuole medie, dove non hanno ancora strutturato una personalità così magari già così sicura o comunque ha già iniziato questo percorso. Mi domando, tutte le mattine quando si collegano le insegnanti, quando fanno questa scuola virtuale, quanto sarebbe bello poter una volta al giorno o una volta alla settimana collegarsi con classi diverse, di scuole diverse, e fare una chiacchierata anche con loro, dove ci sono dei ragazzi un po' più grandi, dove c'è chi conduce, dove c'è chi mette un po' di contenuto, ma soprattutto dove ci sono anche degli insegnanti che poi nei giorni successivi possono trarre qualche spunto per continuare a ragionare con i loro ragazzi. Questo secondo me sarebbe ancora più interessante. Hai ragione, mi piace molto questo invito provocazione, però ti devo dire che la categoria degli insegnanti
è fortemente preoccupata prima di ogni altra cosa dell'aspetto didattico e fa molta fatica a vivere la socialità scolastica, perché sono molto contenti molti colleghi di chiudere la porta dell'aula e chiudersi nel loro sacro, voglio dire, recinto. Questa cosa, lavorando da qualche anno con le scuole e con i esterni che devono entrare, mi è molto chiara. Però a me piace molto la tua idea. Però a me devo dire che forse questa è l'occasione anche di un cambiamento di paradigma. Sì, Io, se Christian è disponibile a fare da ponte e a venderci, tra virgolette, ad una classe o ad una scuola in cui noi potremmo entrare insieme con i ragazzi e avviare una discussione su una tematica, su tematiche di questo genere, supportati ovviamente dall'aiuto di un esperto, e avviare con loro un'interazione, voglio dire anche di età diverse, perché è interessante, credo che sarebbe veramente un modo per fare dialogare la scuola, perché molte volte si dice che non si dialoga, ecco, fra scuole, ecco, non solo fra scuole parallele, cioè superiori. Insomma, il momento di crisi è comunque, è vero che è una crisi, ma è un momento di grandi opportunità. Sì. Ovviamente si lavora con chi queste opportunità può coglierle. Condivido che tanti vorranno chiudere la porta perché dicono: no, io devo fare quello che il ministero mi ha detto alla riga 1 e quindi voglio che tutti sappiano fare il teorema di Pitagora. Ma ci sarà anche l'insegnante che dice: ma magari partiamo dall'ansia, per esempio l'argomento di oggi, e poi magari leggiamo anche dei brani nei giorni successivi dove qualche scrittore o qualche pittore ha tradotto l'ansia in arte visiva o in arte letteraria. Questo può essere anche un buon modo non solo di riflettere su se stessi, ma di attivare anche quelle famose competenze trasversali, quella didattica più partecipata che la scuola vuole, ma poi bisogna anche seguirla, perseguirla questa cosa. Sì, sì, sì. Partendo dall'attualità, un qualcosa di intergenerazionale, ma che sia ospitato anche in lezioni che si svolgono la mattina e che sono le lezioni che i ragazzi ora si trovano a vivere. Sì, anche perché dovrebbe diventare tecnicamente una scuola formativa quella di adesso, perché didatticamente non è così semplice poterla fare, lo sappiamo benissimo. Ecco, per esempio, mi verrebbe da dire, dato che uno dei momenti che genera ansia e che in questo momento è il passaggio, no? Dalla terza media, dalla fine della secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, e sappiamo che è uno dei momenti in cui i ragazzi sono più fragili, dico, oggi questo passaggio sarà ancora più meno accompagnato, no? Perché non avranno tutti quei percorsi di accompagnamento, rielaborazione insieme, ma sarà una chiusura a febbraio e probabilmente ritrovarsi a settembre in un altro mondo, no? Forse. Quindi magari, forse. Esatto. quindi, insomma, in qualche modo accompagnare il cambiamento in un momento così potrebbe essere rispondere a un bisogno. Devo per forza proprio andare, ma ci teniamo aggiornati. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Ecco, allora, Luca, arrivederci. Torniamo a questo percorso molto rapido. Allora, Luca Fornari ci stava dicendo... Le risorse delle famiglie. Sì, sull'ansia delle famiglie. Se lei ce l'ha questa, l'ha sentita a volte o no? Sì e no, nel senso, per quanto riguarda magari soprattutto l'ansia delle famiglie sono per i figli. Quindi già solo il pensare, se il figlio, magari tipo i genitori, quelli super accaniti verso i figli, tipo cosa sta facendo, che cosa gli è successo, perché non mi risponde alla chiamata, ad esempio, di solito le ansie dei miei genitori, soprattutto quando loro mi chiamano, ho la suoneria spenta e non rispondo e loro si preoccupano di me, di solito le ansie. Quindi l'ansia sui compiti in classe o l'ansia sui risultati sportivi, no? No, quello lo lasciano tutto a me. Perfetto. Giaele? Che me lo lasciano come mio mondo, diciamo. Ah.
È una bella cosa. Dunque, io sono la seconda di sei fratelli e anche questo fatto sicuramente incide all'interno della mia famiglia. Per quanto riguarda ansie, sia a livello scolastico, a livello sportivo, a livello anche, poi vabbè, io sono in una banda, non ce ne sono mai state, nel senso che ci hanno sempre lasciato liberi comunque di fare, di sperimentare, anche di provare, provare le nostre emozioni, tutto quanto. Quindi non l'ha sentito. Ma in realtà anche io assolutamente, nella mia famiglia assolutamente no. Per quanto riguarda magari, non so, le chiamate della mamma che è preoccupata, dove sei, diciamo che anche qui è una cosa molto regolare, nel senso non è mai troppo, troppo invasiva, non la sento mai troppo invasiva come cosa, ecco. Ok, Paolo? Ma allora, nel mio caso, a livello familiare, più che ansia è uno stimolo che vogliono dare. Per quanto riguarda la scuola, i miei genitori non sono mai stati così attaccati a una valutazione, quindi non mi hanno mai inculcato quell'ansia di dover dare sempre di più. Mi hanno più che altro stimolato a dare meglio, ma per me stesso. E anche per quanto riguarda la mia attività musicale, sono più stimoli che mi danno che una volontà di essere ansioso. Ok, Giulia e poi Luca ancora. Ok, i miei non sono così ansiosi per me sotto il punto di vista scolastico, cioè lo sono sotto tutti gli altri aspetti, ma quello scolastico forse è l'unico su cui non mi mettono pressione, cioè mi dicono... magari quando prendo un brutto voto, sì, potevi fare di meglio, però non è mai morto nessuno per un'interrogazione. Per un non perché voglio fare il curioso, ma lo sono. In che cosa sono ansiosi, cioè Giulia? Non ho capito nel resto. Tutto quello che... Allora, hai preparato lo zaino, ma hai chiamato la nonna per dirgli questa cosa qua, ma hai fatto il letto, ma ti sei lavato i denti, ma hai messo a posto questo, ti avevo detto di metterlo a posto, l'hai messo a posto, ma hai prenotato il colloquio, ma cosa ti hai detto allora la profe? Tutto così, la mia vita con i miei è così. Però a livello scolastico, cioè sui voti così, non mi dicono niente. No, però c'è questa attenzione, insomma. Sì, Luca? Sì, poi sì, preoccupano. Così poi sentiamo Manuele che ci dice. Io invece personalmente sono sempre stato aiutato ad acquisire quella self-confidence di cui parlavo prima, e quindi comunque come pressione non mi è mai stata fatta né in ambito sportivo né scolastico. Quindi sì, appunto quei sani stimoli dovuti a una crescita personale, ma non legati al voto o niente di simile. Ok, allora Manuele, la domanda è: questa ansia da genitore esiste oppure non c'è? Allora, secondo me, io parto dal presupposto che tutti quanti noi apprendiamo dai contesti che andiamo a abitare, no? Quindi l'ansia... Sicuramente la famiglia è un contesto primario in cui nasciamo e da cui pian piano ci emancipiamo, però sicuramente per un ragazzo è un contesto tra quelli che trasmette di più, perché comunque è quello che ci passa dai nostri genitori più o meno esplicitamente, perché poi al di là dell'esplicito secondo me ci sono anche tanti impliciti, no? Che passano attraverso i modi di fare, piuttosto che da delle reazioni che intuiamo più che magari a volte vengono proprio esplicitate in maniera... aperta, sicuramente un contesto che può generare ansia, o dall'altra parte invece tante volte la famiglia è una risorsa per fare fronte, no? Dipende un po' dalla dinamica, no? Che si innesca tra il ragazzo, quindi quello che prova il ragazzo, e quanto il genitore riesce a essere a innescare un processo di rielaborazione che lo aiuti a gestirla, e quanto invece e vada in una risonanza, diciamo, la relazione tra i due, in cui il genitore diventi, si faccia un po' impossessare, tra virgolette, dai timori, e quindi si crei vada un po' non tanto da aiutare il ragazzo a rimodulare l'ansia, ma entra in ansia anche lui e dà una restrizione di non poter controllare le cose, perché poi l'ansia è quello che c'è. A volte, quando è che diventa un po' problematica? Quando ho la sensazione di non poter controllare il mio corpo, di non poter controllare i miei pensieri,
di non poter controllare questa cosa che succederà sicuramente, che è il fallimento, no? Se dobbiamo stare sul discorso della prestazione. E per usare le parole di Lancini, che è uno dei massimi psicoterapeuti che c'è in Italia, l'adolescenza, dice: un buon percorso di crescita è costellato di fallimenti ben rielaborati, no? Il tema non è sbagliare, è come lo sbaglio, e quindi questa cosa vi aiuterà a anticipare, a vivere l'errore, l'interrogazione andata male, la brutta figura davanti agli altri, quello che è, a rielaborare in un modo e rielaborare in un altro, mi aiuterà poi a così ad avere delle previsioni in un senso o in un altro rispetto a quello che potrebbe succedere. Quindi questo poi ha riflessi su... Però sai, Manuele, cosa mi è capitato a scuola spesso? Di avere genitori che venivano a lamentarsi, tra virgolette, con della loro ansia, perché vivevano il fallimento, tra virgolette, scolastico, magari, del proprio figlio, come un fallimento personale. E questa cosa qui... era bruttissima, perché io tendevo a sdrammatizzare, scusami, no? Cioè, devo dire, ma sì, può capitare, un compito è andato male, un'interrogazione è andata male. Il genitore lo viveva invece come qualcosa di imputabile a se stesso. Forse sono stato poco attento, forse non l'ho fatto studiare nel modo adeguato, forse gli ho permesso troppa libertà. Cioè, questo atteggiamento, voglio dire, in cui il genitore si sentiva giudicato, ecco, per il fatto stesso che l'insegnante giudicava il figlio in modo inadeguato. Qui c'è proprio il tema della differenziazione dei ruoli, no? Cioè, il fallimento di mio figlio diventa il mio fallimento. Esatto. Cioè, non è mio figlio ha preso 4, è mio figlio ha preso 4. Quindi non è cosa sbagliato, cosa potevamo fare di meglio, eccetera, ma diventa un non sono abbastanza bravo come genitore, perché se prende 4 diventerà... cioè, è il genitore che entra in quel tipo di narrazione un po' catastrofica, no? E fa fatica a differenziare tra quello che ha messo in campo, magari sicuramente potrebbe essere migliorabile qualcosa, spesso. Però se il fallimento di mio figlio diventa il mio fallimento, non si creano i presupposti per lui per dargli sicurezza, ma diventa qualcosa di catastrofico, perché appunto... non è lo sbagliare un qualcosa circoscritto, ma diventa qualcosa di identitario, no? Tra l'altro, qualcosa che ha fatto mio figlio diventa identitario per me come genitore, cioè lui ha preso 4, io sono un cattivo genitore. Esatto. Cioè, in mezzo ci sono tanti passaggi che si possono gestire, ecco, prima di arrivare all'identità. In ordine. Esatto. Sì. Ecco, non so se ve ne siete accorti, ma noi abbiamo veramente in questa conversazione così iniziale di questo programma passato più di 40 minuti allegramente, senza quasi neanche accorgercene, e quindi non dobbiamo sviluppare tutto oggi. Grazie a Dio questo progetto avrà un suo proseguo nelle prossime puntate, per cui in questo momento io mi fermerei qui, ringrazierei del suo contributo preziosissimo Manuele Pedretti, ringrazio poi ovviamente i ragazzi che hanno partecipato, i due Luca, Paolo, Giaele, Giulia, e ancora una volta ringraziamo Orietta che ha partecipato nella prima parte e che ci ha accompagnato con Christian all'inizio di questo percorso che ci auguriamo possa intrattenere e avere sempre più, voglio dire, partecipanti e attanti a questa idea, ecco, di nuova interrelazione che vogliamo creare attraverso il supporto informatico. Quindi grazie a tutti in questo momento. Ecco, io chiuderei la nostra puntata in questo modo, se siete d'accordo. Ok? Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.